Comunque io non voglio ricordare. Mio fratello è pazzo. Lo era e lo è ancora. E le percosse, quel quotidiano martirio, come lo ha definito un testimone, sorride? Ride? No, non sorrido. Sì, ho sorriso. Comunque io non voglio parlare male di mia madre. Non ne sta parlando affatto male. Allora non voglio parlare di mia madre con lei. Io non la riconosco come giudice, non voglio testimoniare, io non credo in Dio. Lo dice, se mi permette, con un po' di spavento. La sua voce ha tremato, così impercettibilmente, come se un fulmine potesse incenerirla. L'ho detto ieri sera a mio figlio. Ma non basta dirlo. Bisogna dimostrarlo col comportamento, con le azioni. Cristo ha fatto proprio così. Io penso ad altre azioni. Per esempio? Innamorarmi, per esempio. Una storia d'amore. Penso che in questo momento sarebbe la più grande professione di ateismo che mi possa permettere. Non innamorarmi genericamente del prossimo, eh? Innamorarmi di una persona, di una donna. Mia madre era senza passioni. La sua passività, quel non ribellarsi mai alla malattia di Egidio, anzi subirla come un'espiazione, ci ha avvelenato il sangue a tutti. Eppure io non riesco a parlare male di mia madre. Nicole.